Non ho problemi. Ok, allora ciao a tutti ragazzi, questa volta abbiamo Simone Calabretto come ospite, tra l'altro da poco anche collaboratore per Vadicomp Academy con alcuni articoli, visto che è molto specializzato sulla questione powerlifting, anche perché sarà un po' un personaggio di riferimento da parte mia per queste tematiche. Ho voluto coinvolgerlo per parlare, è un tema che avevamo già trattato in altre sedi, anche con Domenico Aversano, ma comunque di questa famosa relazione tra la forza e l'ipertrofia e del fatto che soprattutto un argomento poco trattato è il famoso ciclo di forza, mesociclo di forza nelle fasi della programmazione del bodybuilding. C'è questa credenza, questa teoria secondo cui bisognerebbe impostare dei cicli con alti carichi per sviluppare forza massimale o vicina al massimale per fare sì che in definitiva si sviluppi più ipertrofia. Intanto ti lascio presentare e poi partiamo. Ok, allora ciao a tutti, come diceva Lorenzo mi chiamo Simone Calabretto, sono appassionato di powerlifting da un bel po' di tempo, gareggio nel mondo del powerlifting in FPL da diversi anni, ho un percorso di formazione che è partito con scienze motorie, ho poi proseguito gli studi con i 5 anni di osteopatia e recentemente mi sono iscritto alla magistrale in scienze della nutrizione. Diciamo però che l'ambito che mi appassiona di più è sicuramente l'allenamento della forza, in particolare il powerlifting. Ho avuto anche un percorso lavorativo da preparatore atletico negli sport di squadra, però sì, sicuramente diciamo, la parte che ci interessa di più e interessa di più a chi ascolta è la parte dell'allenamento col bilanciere, insomma. Ok, ho sentito che sei osteopata, quindi possiamo chiudere qui la conversazione. Qualsiasi cosa dica non vale e quindi mi dispiace, è stato un piacere, arrivederci. E quindi ti avevo sopravvalutato effettivamente, pensavo che fossi una persona di scienza, invece fuori dalle No, parti. no. Non sapevo tra l'altro che eri un preparatore atletico, cioè hai lavorato come per sport di squadra in generale o in particolare per qualche sport? Allora, ho fatto 5 anni col rugby. E poi ho collaborato con una squadra di basket per 3 anni e con una squadra di hockey a rotelle per un anno solo in realtà, perché ci sono stati dei disguidi, che tradotto significa non mi hanno pagato. Ah, Sì, un disguido molto comune, mi sembra. Sì. è molto comune quell'ambiente. Sì, comunque sì, buona parte dei miei anni di studi li ho fatti mentre lavoravo come preparatore atletico. Bene, allora beh, vuol dire che hai comunque un background molto ampio, in effetti, quindi probabilmente puoi esprimerti anche con una maggiore cognizione di causa su più questioni. Allora, partiamo subito con questa idea che l'allenamento di forza, il powerlifting, è un allenamento che addirittura si crede sia più efficace o comunque efficace come il bodybuilding tradizionale per sviluppare l'ipertrofia, una cosa che avevi già toccato anch'io con qualche chiacchierata con Domenico Aversano, ma cerchiamo di diciamo riassumere quello che normalmente si crede nell'ambiente, o perlomeno alcune correnti credono. Sì, allora io parlo un po' da pecora nera nell'ambiente del powerlifting, nel senso che è molto diffusa questa credenza, questa convinzione che comunque il powerlifting sia o un analogo del bodybuilding come risultati in termini di ipertrofia, o che comunque sia addirittura meglio. Secondo me adesso si è un po' stemperata questa cosa, cioè è molto meno prevalente, però tempo indietro era diffusa e era una convinzione bella, bella tosta che generava parecchie polemiche. Io ne ho scritto anche un articolo che forse l'hai messo anche sul tuo sito, Lorenzo, sull'ipertrofia e il powerlifting e ho elencato, secondo il mio parere, quelli che sono i problemi del powerlifting in ambito ipertrofia, se si ricerca un'ipertrofia con i canoni del bodybuilding, perché dopo questa è una cosa che va precisata. Il muscolo cresce, nel senso ipertrofia muscolare c'è anche col powerlifting? Sicuramente sì, ma è un metodo adatto o ottimizzato per l'ipertrofia con
con i canoni estetici che la maggior parte delle persone vogliono, cioè simile bodybuilding, a mio parere no. E questa è una distinzione importante perché è da qui che tante volte partono i fraintendimenti. Cioè si può crescere sicuramente con il powerlifting perché c'è un allenamento contro resistenza, c'è una progressione dei carichi, si può crescere. Però quello che è diverso è che secondo me non va a allenare i muscoli target che di solito le persone ricercano nelle proporzioni ricercate, nelle modalità ricercate, ma nel mezzo prende dentro un po' tutto e più di qualche volta non in maniera ottimale quello che si vuole. E quindi c'è per riassumere secondo me i punti critici principali, c'è il fatto che la maggior parte degli esercizi del powerlifting, bene o male, gira e rigira, sono squat, panca o stacco e da lì non ti ci puoi allontanare più di tanto. Spesso e volentieri sono ottimizzati per fare la miglior prestazione su un massimale, una singola ripetizione in gara, all'interno del regolamento da gara, e questo tante volte non è quello che è ottimale per quel soggetto per l'ipertrofia su mai determinati gruppi muscolari. E quindi c'è una divisione proprio nel metodo di allenamento perché da un lato dovrei fare delle cose per migliorare la prestazione in gara, dall'altro dovrei fare delle cose diverse per ottenere l'ipertrofia mai, per esempio, sui quadricipiti. E quindi già qui c'è una netta distinzione dove a un certo punto dici sono due cose separate, o faccio uno o faccio l'altro, perché per esempio io potrei essere più performante facendo uno squat low bar con una stance dei piedi un po' più larga, però questo magari non è quello che poi va a colpirmi come vorrei i quadricipiti, magari mi colpisce di più la bassa schiena, i glutei, gli adduttori, che non è detto che siano quelli che esteticamente volevo sviluppare. E di solito non è così, cioè, di solito uno preferisce fare altre cose. Viceversa, se io volessi fare magari uno squat più improntato all'ipertrofia dei quadricipiti, magari utilizzerei un high bar, magari utilizzerei una stance diversa, magari utilizzerei la scarpa col tacco in modo da andare più avanti le ginocchia. Tutto questo genere di accorgimenti che però magari hanno come contraccolpo il fatto che poi in gara sono meno prestante. Perciò c'è una prima grande divergenza proprio sulle modalità. E un grosso, grosso, grosso problema è che non ti puoi mai più di tanto separare da squat, panca e stacco, perché alla fine quello che devi fare, è quello che devi diventare bravi a fare, è un'abilità che va allenata, cioè richiede la pratica ed esercitarsi, di perfezionare la tecnica, di perfezionare tutto il setup, tutto quello che ci va attorno per essere il massimo prestante nell'1RM. E quindi non ti resta lo spazio per fare mai altri esercizi, altri gruppi muscolari con altre modalità più adatte a quello che sarebbe il tuo obiettivo estetico. E qui io ci tengo sempre a precisare una cosa molto molto importante. Tanti obiettano dicendo, vabbè, ma io non posso fare a fine seduta di squat, non posso fare anche questi altri esercizi. E la risposta è sì e no, cioè il problema non è una questione di tempo o di voglia o di è proprio che a un certo punto mancano le energie, le risorse, le capacità di recupero per fare entrambe le cose. Perciò, se tu hai la possibilità di fare entrambe le cose e recuperare e non avere problemi, significa molto probabilmente o che hai un margine incredibile ancora, che sei un principiante, che c'hai tanto spazio per mettere dentro altre cose, o che ti stai allenando in maniera subottimale in una di queste due cose, perché idealmente se io ho un obiettivo, il mio allenamento deve essere che è rivolto con il massimo possibile ottimizzabile per quell'obiettivo. Perciò se io sto facendo contemporaneamente bodybuilding e powerlifting, ci sarà una certa sovrapposizione su alcune cose, ma su altre no. E se faccio una, mi toglie l'energia per l'altra. Quindi anche per rispondere, anche avessi tutto il tempo possibile, sono a casa mantenuto tutto il giorno, non ho niente da fare nella vita, l'unica cosa che mi piace fare è allenarmi, mi alleno tutto il giorno, non funziona lo stesso, perché a un certo punto non hai più le capacità per recuperare da allenamenti del genere. Ci sono state persone che ci hanno provato, ci sono state persone che hanno fatto contemporaneamente proprio nello stesso allenamento, facevano prima allenamenti in una palestra con il powerlifting, poi prendevano, guidavano, andavano sull'altra palestra, facevano 2 ore di bodybuilding, qualche mese è durata la faccenda e poi sono venuti fuori infortuni. Sì, beh, mi chiedo perché molto spesso le argomentazioni di chi sostiene che l'allenamento di forza, non, magari non per forza powerlifting puro, ma forza intesa come alti carichi, sia comunque buona per l'ipertrofia e che comunque quei pochi esercizi fondamentali riescono a stimolare tutti i muscoli del corpo.
Però in effetti ci sono diverse questioni di cui tra l'altro probabilmente abbiamo parlato entrambi in altre sedi, per cui prima di tutto la specificità per l'ipertrofia non è la specificità per la forza, quindi quello che si fa con per dire, un allenamento di forza non è ottimale per l'ipertrofia, quindi diciamo che sì, magari è un compromesso, diciamo, no? Come tu stesso dici alla fine. Il compromesso non è buono per ottimizzare l'una o l'altro adattamento. Però si tende a ritenere appunto che chi si allena con i fondamentali alla fine riesce a soddisfare tutto allo stesso tempo. Insomma, io immagino, ci sono anche delle basi tecniche abbastanza solide per dire che non è così. Primo tra tutti il fatto che comunque una serie allenante per la forza non è per forza allenante o meglio una serie, un allenamento, perché non è una questione solo di serie in sé. Come tu sai meglio di me, le serie, diciamo, per la forza lavorano con buffer anche importanti. Io non so se poi calcolate precisamente quanto buffer tenere. Perché in genere io so che voi, cioè nel powerlifting si calcola la percentuale di carico e il numero di ripetizioni con un buffer, però che non so se voi alla fine sapete precisamente. Questo te lo Sì, chiedo. dipende dopo da come uno sceglie di programmare. In linea di massima o si fa come dicevi te, percentuale e numero di serie ripetizioni fisso, oppure che è molto più di moda ultimamente ad RPE, cioè si Sì. stabilisce lo schema e si mette l'RPE. Quindi, però in linea di massima diciamo c'è una quantità di buffer conteggiato, voluto, è che a volte, ma rispetto all'ipertrofia, questo buffer è più grande. Sì, il discorso è che comunque per l'ipertrofia le serie, per essere reputate allenanti, devono mantenere un buffer di margine relativamente limitato. Mentre immagino che per le serie, per ottimizzare la forza, gli schemi motori, anche coinvolgendo gli esercizi accessori, di cui fra poco parleremo, immagino che il buffer sia tendenzialmente più ampio, proprio per mantenere anche la freschezza, per mantenere solido lo schema motorio, cioè per non sporcare l'esecuzione. Quindi già da questo si capisce che in realtà una serie allenante per la forza, non è necessariamente allenante per l'ipertrofia, anzi spesso non è così. E un'altra questione molto importante è che quello che si è visto dagli esperimenti sul campo, diciamo testando, paragonando carichi bassi o scusa, alti e moderati su soggetti allenati, è che comunque a parità di serie si cresce di più con carichi moderati. Cioè questo vuol dire che quando si equipara il tonnellaggio, l'efficacia delle due modalità è uguale. Quando però si equipara il numero di serie, che poi è il tipo di volume che si valuta nel bodybuilding, in realtà si vede che le ripetizioni moderate, quindi attorno a 10, sono comunque più efficaci. Questo vuol dire che le serie di forza sono anche meno efficienti, perché a parità di serie sono meno efficaci, cioè danno uno stimolo inferiore per sviluppare l'ipertrofia. Quindi anche questo è molto importante, va a completare il cerchio. Dicevi? Esatto, e me la offri su un piatto d'argento perché, come dicevi, è anche una questione di efficienza. Esempio, se io volessi allenare i quadricipiti, cioè il mio obiettivo non è più voglio migliorare il mio massimale di squat, ma voglio allenare i quadricipiti, la quantità di lavoro che tu devi fare con lo squat, poniamo il caso tipico da powerlifting, quindi low bar, abbastanza inclinato col busto, con carichi alti, a basse ripetizioni, con quelle modalità, con quegli schemi tipici dell'allenamento del powerlifting, è estremamente inefficiente per allenare il quadricipite. Cioè lo puoi fare, ma il gioco non vale la candela perché ci sono altri mezzi che ti fanno ottenere o lo stesso risultato con meno problematiche, con meno rischi, con meno fatica, oppure a parità di rischi, fatica, eccetera, ottieni di più. Perché per ottenere la quantità di stimolo sui quadricipiti che otterresti con, ad esempio, una pressa, leg extension, hack squat, altri complementari, squat bulgar, tutto eccetera, cioè tu riesci a fare una quantità di lavoro mirato per il gruppo muscolare
con uno stimolo che alla fine è quello che vuoi, nel punto in cui vuoi, senza ammazzarti, che per fare lo stesso con lo squat low bar a serie da tre pesanti, cioè non è proprio sostenibile, oppure lo fai a dei rischi che nel lungo termine non vale la pena, perché dovresti mai fare talmente tante serie di squat pesante per arrivare a uno stimolo sufficiente sul quadricipite, che magari o ti ammazzi, cioè ti infortuni, o ti si affatica prima la schiena, o ti si affatica prima l'adduttore, o ti si affatica prima, ti fa male un ginocchio, perché sono esercizi molto tassanti, soprattutto fatti a basse ripetizioni, alto carico. Perciò non è conveniente, non è che non si possa fare, è che non è conveniente, e conviene decisamente gestire le tue risorse in esercizi più mirati. Sì, poi tra l'altro non solo non conveniente, ma probabilmente il tasso di, come si dice, tassanza, non lo so, comunque il tasso di, cioè l'impatto tassante di questi esercizi poi rende meno performanti serie dopo, o comunque con l'accumulo di volume, cioè se uno deve coprire, non so, 15 serie di cosce per ottimizzare l'ipertrofia. E parte con 5 serie pesanti di squat che vuole rendere allenanti per ipertrofia, quindi comunque deve andare su buffer molto contenuti. È ovvio che poi arriverà massacrato nell'esercizio successivo, non riuscirà poi magari a gestirlo bene, quindi renderà le serie ancora meno allenanti, o perlomeno ne comprometterà l'efficienza. Quindi Sì. un'altra questione è proprio il fatto che questi esercizi, essendo molto tassanti, hanno un rapporto stimolo-fatica, cosiddetto come disse Isretel, svantaggioso. E di conseguenza non solo magari si gestisce male il gruppo di serie di quell'esercizio là, ma anche e soprattutto gli esercizi che verranno dopo, nel caso poi uno voglia farli. Però sì, questo è un altro dei fattori fondamentali. E poi un'altra cosa che hai accennato è che l'anello debole è quello che sancisce il termine della serie, ma che non è detto che coincida col muscolo che noi vogliamo stimolare. Per dire, se nello squat mi cede la bassa schiena e io voglio stimolare i quadricipiti, ma i quadricipiti sono arrivati a un livello di sforzo non ancora sufficiente per ottimizzare l'ipertrofia, è ovvio che io interrompo la serie con una quantità di buffer intesa per il muscolo agonista che è enormemente ampia. Quindi non solo gli esercizi fondamentali devono lavorare a buffer per una questione di efficienza, di mantenere la pulizia del gesto, la sicurezza, la freschezza serie dopo serie, ma anche il fatto che comunque è difficile portare vicino, anche solo vicino al cedimento, un muscolo che noi vogliamo rendere agonista o comunque sviluppare. Questa è un'altra questione fondamentale, insomma. Erano No, tutte. Sì, dimmi. vai, finisci pure, scusa. No, 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 ma era giusto una. Sì, dicevo che secondo me tutto quello che dici è ancora più facile capirlo nello stacco da terra. Stacco da terra, che è un esercizio così tanto faticoso a livello proprio di fatica sistemica del corpo, che se si considera quanto stimola magari, non so, il gran dorsale in rapporto alla fatica che ti causa. Non, a quel punto dici: ok, non riuscirò mai a allenare come voglio il gran dorsale senza essermi prima stancato, non Sì. so, la bassa schiena o la presa o le anche, o aver rischiato di tirando così tanto di farmi male il bicipite femorale. Cioè, a quel punto dici: ok, ma se io tutte queste energie qui, tutte queste fatiche, questo rischio anche, perché bisogna anche parlare di rischio, lo investi invece su una trazione a sbarra, una lat machine, un rematore, riesco con quello che mi stanco in 3-4 serie di stacco, riesco a farne magari 15 più mirate su altri esercizi che vanno a colpire magari il gran dorsale più direttamente. Però a questo ambito qua io vorrei fare una precisazione che ho fatto caso, non se ne parla quasi mai, o io non l'ho mai sentita, che secondo me c'è tanta tanta differenza dal livello del soggetto, cioè. Spiego un po' meglio. Se io sono un avanzato, tutte queste cose qua che stiamo dicendo sono verissime, sacrosante, e addirittura più un avanzato, più valgono queste cose, secondo me, queste cose qua. Perché? Perché un avanzato ha tutti i lati negativi di questi grandi esercizi pesanti, cioè
sono rischiosi, c'è tanto peso, mi stancano tanto perché sono capace di farli con un alto carico, ho grandi masse muscolari, quindi c'è un dispendio energetico grande. In più ho da avanzato, ma ho delle esigenze di andare un po' più di fino su certi distretti muscolari. Non è che va bene in tutto qualsiasi esercizio, devo cercare di colpire meglio certe aree. Quindi ho tutti gli effetti negativi e diciamo i difetti di questi grandi esercizi e pochi dei benefici. Mentre su un principiante, secondo me, le cose sono meno gravi, sono meno drastiche. Perché? Perché tante volte un principiante su questi esercizi qua non ci mette così tanto peso o non si stanca così tanto da sentire questi effetti collaterali qua. Perché se uno fa lo squat con 80 kg, dici, vabbè, che fatica sistemica ti darà mai 80 kg di squat? Ok, sicuramente di più che la leg extension, però è tutto un altro discorso da uno che magari è un avanzato, dovrebbe mettere carichoni enormi e a quel punto inizia a dire, no, la schiena dopo la sento, mi fa male la posizione sulle spalle, se mi sbilancio mi ammazzo. Cioè, a quel punto un principiante, secondo me, questo discorso resta abbastanza vero, a mio parere, ma è molto più mitigato. Anche perché si aggiunge un effetto collaterale negativo degli esercizi, quelli alternativi, su un principiante che magari non è capace di esprimere l'intensità, non è capace di reclutare i muscoli, non è capace di beneficiarne come ne può beneficiare un avanzato. Questo è un po' un punto che ci tenevo a dire perché secondo me nel calderone di chi può beneficiare uno di questi esercizi è variabile. Sì, beh, credo che comunque il principiante abbia dei, tra virgolette, vantaggi perché ha delle risposte molto più importanti e quindi sia di forza che anche di ipertrofia, poiché non di allenato ma è non allenato, è ovvio che all'inizio vede anche delle risposte interessanti e magari si illude, tra virgolette, che questi guadagni saranno poi anche indice di un'ipertrofia continuativa nel tempo. Inoltre, secondo me, va anche valutato che il principiante potrebbe accusare per certi versi maggiore fatica semplicemente perché non è adattato. E quindi, ad esempio, io l'ho visto negli allenamenti di bodybuilding, però non mi immagino che possa essere così anche nel powerlifting, sul fatto che la resistenza alla fatica, cioè la capacità di rimanere, di gestire la fatica nelle fasi più avanzate dell'allenamento, chiaramente in un principiante è molto bassa e quindi se uno deve fare 15 serie arriverà negli ultimi esercizi che sarà comunque cotto. Alcune persone che ho allenato, seguendo i miei allenamenti, si stancavano, si sfiancavano a metà dell'allenamento proprio perché c'è anche una minore resistenza alla fatica in generale. Poi può essere che questo si veda di più nel bodybuilding perché è un'attività più lattacida, con pause più brevi e quindi che richiede un maggiore sviluppo della resistenza in sé. Però è anche vero che ci sono pro e contro forse di essere principianti da quel punto di vista. Cioè uno magari non si sfianca così tanto, un principiante, perché non usa carichi assoluti molto alti. Però alla fine il carico interno e il basso adattamento generale all'allenamento lo porteranno comunque ad accusare un elevato tasso di fatica. Quindi non so tra i due livelli di esperienza cosa sia peggio a livello di, insomma, di fatica, di resa, di recupero, perché anche la capacità di recupero io mi aspetto che possa essere in termini assoluti minore in un principiante, poiché deve adattarsi. Sì, però è anche vero che c'è, secondo me, cioè, cresce, ma a un certo punto inizia ad avere un plateau, addirittura decrescere col livello, secondo me, dell'atleta, perché mai un principiante si affatica, però siccome gli basta talmente poco stimolo per crescere, non è che deve fare chissà tanta quanta roba. Nel tempo uno si condiziona, come dicevi te, con la pratica, con l'allenamento, uno diventa capace di fare allenamenti più intensi, eccetera, e neanche più bisogno. Però arriviamo a un punto, parlo soprattutto per i grandi movimenti col bilanciere pesante, arriviamo a un punto in cui, cioè, è vero che tu sei più forte, più allenato, più adattato, più resistente, però la fatica che devi generare con quegli esercizi è talmente tanto grande che anche se la mia capacità di recupero è un po' migliorata negli anni, io comunque dopo ho i postumi che mi richiedono più tempo per recuperare. Sì, E quindi quindi il bilancio dici è comunque negativo.
Nel senso, il 5x5 che facevo una volta con basso carico, lo stesso 5x5 che faccio 10 anni dopo con 70 kg in più sul bilanciere, relativamente parlando, dovrebbe essere la stessa cosa. In pratica, quel 5x5 mi stanca molto di più dopo. Una cosa che mi è venuta in mente mentre parlavamo è che comunque i powerlifter non allenano solo panca, stacco e squat intesi come gesti da gara, ma dedicano una parte del loro programma anche agli esercizi cosiddetti accessori che non sono necessariamente, cioè non mimano perfettamente quelle alzate lì, però che sono propedeutici e che quindi rafforzano magari le alzate. O alcuni aspetti dell'alzata, alcuni angoli. Quindi in questi esercizi, prima di tutto volevo capire quanto spazio viene loro dato rispetto alle grandi alzate e poi se effettivamente questi esercizi accessori, alla fine, essendo svolti non a bassissime ripetizioni o di forza, ma con magari con ripetizioni moderate, potessero rappresentare comunque uno stimolo interessante per l'ipertrofia in ogni caso. E quindi, se le grandi alzate da sole non sarebbero sufficienti, magari associare gli esercizi accessori come si fa di solito possa comunque dare delle risposte ipertrofiche rilevanti. Sì, avevo scritto un articolo riguardo sui complementari con quanto del lavoro totale dell'allenamento era nelle varie fasi della programmazione annuale, perché farli come su cadenza di ripetizione. Adesso a memoria così non mi ricordo esattamente i parametri che ho scritto su quanto è il percentuale di lavoro sui complementari, quanto sulle alzate da gara, però diciamo che indicativamente. Durante la preparazione delle gare, quindi parliamo di almeno 3, 2, 3, 4 mesi prima della gara, il grosso del lavoro resta principalmente su squat, panca, stacco o simili varianti. Poi resta magari un 20-30% diciamo, della quantità totale di lavoro che fai in allenamento a esercizi secondari che sono di solito fatti però già in funzione delle alzate, quindi non sono più ipertrofia pura. Non sono più ragiono come voglio sviluppare quel muscolo per estetica, ma ragiono sul scelgo quell'esercizio in quella modalità perché poi mi darà un beneficio sull'alzata da gara. E questa potrebbe essere una prima differenza importante, perché magari le modalità di quell'esercizio sono per l'ipertrofia, o alcune delle modalità sono per l'ipertrofia, ma mai sono sull'ipertrofia di un gruppo che esteticamente non mi interessa. Un esempio pratico potrebbe essere il good morning come esercizio. Sì, ma è fatto con le modalità più tipiche del bodybuilding, con altre ripetizioni, meno buffer, tempi di recupero più corti, eccetera, esecuzioni più lente, quello che vuoi, però cioè, magari gruppa gli erettori spinali, il gluteo, tutti i gruppi muscolari che magari uno esteticamente che mira ad altri gruppi muscolari principalmente, magari dici, ok, me ne frega anche fin là, però. Nella preparazione per le gare sei costretto in un certo senso a ragionare in quel modo lì, perché non devi più ragionare quale gruppo muscolare è carente a livello estetico, ma quale esercizio mi fa migliorare la prestazione poi in gara. Le modalità, ti dico, sì, hanno secondo me uno spazio in termini di potenziale sviluppo ipertrofico, però dobbiamo sempre tener conto che è una piccola parte di quello che fa dell'allenamento, o comunque variabile da metodologie dalle scuole di pensiero, perché non tutti nel powerlifting fanno le stesse cose, però anche chi utilizza più complementari li utilizza in una piccola parte dell'allenamento, cioè è comunque una percentuale ridotta rispetto al grosso del lavoro che fai e soprattutto al Giustamente. grosso delle energie che fai. Scuole più moderne danno molto più spazio, anche guardando anche gli americani, tutti gli ultimi anni fanno molti più esercizi di muscolazione generica, anche con le macchine, anche i cavi, anche proprio roba da bodybuilding classica, però magari prima si sono fatti 2 ore di stacco e di panca. Quindi dici, ok, ho fatto 3 esercizi, ma li fai, sì, l'ultimo briciolo di energie, quella mezz'oretta, 40 minuti, prima di fare la doccia. Quindi è Sì. sempre una quantità di ipertrofia limitata rispetto a quello che potresti fare, dedicandoti unicamente all'allenamento tipico del bodybuilding. Sì, si torna sempre al discorso dell'inefficienza totale, cioè ci metto 2 ore ad allenarmi o anche di più per avere uno sviluppo ipertrofico che potrebbe essere anche superiore allenandomi magari la metà del tempo, Sì. praticamente. No, era Poi ti dirò, interessante.
Ti dirò, alcuni gruppi muscolari hanno un rapporto fatica rispetto a stimolo molto conveniente e quindi anche se ho fatto 2 ore di stacco e panca, fare una serie di polpacci non mi cambia niente. Ok, cioè posso farne anche 15-20 alla settimana che non succede niente. Ma è più una questione di voglia dopo che hai fatto 2 ore di qualcos'altro, se hai voglia di farlo. Però diciamo potenzialmente è fattibile quello, l'addome, non so, qualcosa per i bicipiti, per le braccia, sono cose ancora abbastanza fattibili, anche avendo dedicato molte energie su un altro obiettivo. Però se uno dovesse dire, ok, devo sviluppare il quadricipite o il bicipite femorale o il gran dorsale, entriamo su un territorio che diventa difficile da destreggiarsi, perché magari dici, ok, è un punto carente, gli metto un complementare mirato su quell'area lì, metto magari la pressa, metto, però io quando programmo per il powerlifting e devo allenare Lorenzo, so che Lorenzo ha il quadricipite che vuole allenare di più quadricipite, io poi devo pensare che non posso fare la stessa quantità di squat se ti metto anche la pressa. E quindi gira e rigira, la coperta è corta, torniamo sempre lì. Sì. E c'era una cosa che mi sono dimenticato, cosa volevo chiederti. Vabbè, comunque, insomma, questo è il succo, cioè l'attività di powerlifting non è di fatto uno stimolo, non rappresenta uno stimolo completo o ottimale per l'ipertrofia. Mi chiedevo se appunto questi esercizi accessori in che quantità potessero essere svolti, poi appunto da come hai accennato anche tu, anche io sapevo che ci sono delle scuole americane che almeno negli ultimi anni promuovono tanto anche l'isolamento, gli esercizi di isolamento, magari anche un po' di cedimento su quegli esercizi, e quindi se si adottasse un approccio di questo tipo si potrebbe anche avvicinarsi a un approccio di bodybuilding, però non è chiaramente paragonabile al bodybuilding puro in termini Chiaro. di massimizzare gli adattamenti. Un ultimo argomento che secondo me è interessante approfondire è a questo punto il famoso ciclo di forza che si promuove tanto anche ai suoi tempi, almeno quando lo feci io ai corsi di formazione per istruttore, personal trainer, no? Si diceva che si facevano degli esempi di mesocicli. O meglio di macrocicli in cui alcuni mesocicli erano dedicati puramente alla forza, un po' come se bisognasse approcciarsi quasi a un powerlifting, anche se non per forza sui big three, però magari su altri esercizi che multiarticolari, in maniera che questi aumenti di forza poi avrebbero permesso indirettamente di migliorare l'ipertrofia. Questa cosa poi è stata portata avanti in generale. È una cosa che è una teoria che ho visto e accettato, comunque diffusa internazionalmente, quindi non è solo roba italiana. Però mi chiedevo a questo punto cosa ne pensassi e se effettivamente dedicare un mesociclo solo alla forza potesse avere un senso. Poi ti dirò la mia, ma prima voglio sentire il tuo parere. Ti dirò qua, Lorenzo, il discorso secondo me è molto molto interessante, ma è anche molto molto difficile mettersi d'accordo su cosa si intende, come, quando, eccetera. Perché la prima cosa che mi viene in mente è quando noi parliamo di ciclo di forza, ho presente cosa dici, anche perché mi ricordo anch'io a settembre parto e faccio forza, e queste cose qua. Sì. Però parliamo di faccio un periodo di tempo dove faccio allenamento della forza inteso simil powerlifting o faccio un periodo di forza inteso faccio altri esercizi mai più adatti a me, tipo tipici del bodybuilding, ma magari a più basse ripetizioni, magari con modalità più alto buffer, basse ripetizioni, cioè, perché sono due cose molto diverse e secondo me fa una bella differenza perché se tu mi chiedessi, ha senso, è utile, conviene per uno che non gliene frega niente del powerlifting e vuole solo fare bodybuilding e vuole solo ottimizzare l'ipertrofia, l'estetica, de dedicare mai 2, 3, 1 mesi all'anno a fare un programma di powerlifting puro, vero, crudo, proprio di quelli squat, panca, stacco e basta, secondo me nella maggior parte dei casi il gioco non vale la candela, secondo me. Dopo se ne può parlare, però non è nemmeno detto che quegli esercizi vadano bene a te, non è nemmeno detto che colpiscano i muscoli che ti interessano. Mentre fai quelle cose lì, vuol dire che non stai facendo altre cose,
quindi vuol dire che non stai allenando magari interi gruppi muscolari che da quelle alzate non sono neanche toccati di striscio. E comunque abbiamo visto che quegli esercizi non sono nella modalità e nella tipologia i più efficienti, i più adatti probabilmente per quasi tutti. Perciò il discorso diventa, ha senso e conviene a tal punto il guadagno successivo a questo periodo da valere il tempo perso? Punti di domanda. E questo è un argomento che dopo magari sviluppiamo. L'alternativa è, se invece io per ciclo di forza intendo un periodo di X tempo dove faccio gli stessi esercizi che mai su di me sono panca inclinata con i manubri o la pressa o qualche altro, che per me va bene, però cambio le modalità, invece di allenarmi sempre a 10-15 ripetizioni, mi alleno a dalle 3 alle 6, bah, potrebbe forse essere meno peggio. Cioè, è una cosa che onestamente vedo più sensata nella programmazione annuale, fare dei periodi in quelle neanche le più basse reps. Secondo me può avere un suo spazio. Però in questo contesto stai comunque allenando esercizi che per te vanno bene per l'ipertrofia, stai comunque allenando tutti i gruppi muscolari che ti interessano, stai comunque scegliendo esercizi che magari per te sono un poco stressanti e pericolosi. Cioè, si sono tolti tanti degli effetti negativi del famoso ciclo di forza di squat, panca, stacco. Perché se io devo fare squat panca stacco e poniamo il caso che sia una persona che nello stacco non si trova bene perché gli dà fastidio alla schiena e ce ne sono tantissimi. Nello squat mai sente soltanto glutei e bassa schiena e gli fa male le ginocchia se spinge tanto. Nella panca magari non ha mai sentito bene il petto. Ha senso buttare via 3 mesi così, dove magari si fanno i classici programmi iper specifici dove non fai nient'altro a basse rep, quindi c'è poco volume. Il primo mese lo butti via solo per capire come muoverti, come fare gli esercizi. Il miglioramento di forza che fai iniziale, pochissimo secondo me, rispecchia i possibili guadagni di ipertrofia perché è semplicemente un adattamento agli esercizi che non fai mai. Quindi c'è tutto un abituarsi alle modalità, alla tecnica, eccetera. E quando inizi un po' a prendersi le misure, è finito il periodo. A meno che tu non voglia dedicare molto più tempo, ma a questo punto stai facendo ancora meno tempo quello che ti serve di più. Perciò il gioco deve valere veramente tanto la candela, altrimenti butti via un sacco di mesi. Poi c'è da tenere conto che più io sto allontanando l'allenamento di bodybuilding, più la reintroduzione dovrà essere graduale. Non è che io il giorno prima faccio le singole di stacco da terra e il giorno dopo faccio 15 serie di gambe a cedimento. Cioè, ci sarà con esercizi diversi, ci sarà un periodo di graduale adattamento. Idem il passaggio da bodybuilding a powerlifting. Non è che il giorno prima facevo la leg extension a serie da 20, il giorno dopo faccio le singole pesanti di squat che non faccio da 3 anni. Quindi quelli sono tutti i tempi che quando tu conteggi alla fine il bilancio se è convenuto o no fare sto giochino. Bisogna pensare anche a queste cose qui. Nella maggior parte dei casi, secondo me, non vale la pena. Perché comunque uno deve pensare, ho buttato via 2 mesi, 3 mesi di lavoro che non è mirato. Questa cosa qua ha un senso solo se poi il mio guadagno, quando torno a fare lavoro di ipertrofia tradizionale, è talmente tanto migliore che recupera e supera con gli interessi il tempo perso. Sì, esatto. E qua ti dico, io ho qualche perplessità. Sì, io credo che la cosa provenga da un'interpretazione un po' approssimativa di quello che era la periodizzazione lineare. Quindi quello che mi immagino è che qualcuno abbia detto: ah, questa è la periodizzazione lineare che funziona. Poi io non so negli altri sport se sia la migliore, non mi sembra di notare che sia per forza la migliore di tutte. Però si nota come la periodizzazione lineare vada nel corso dei mesocicli ad aumentare i carichi e ridurre i volumi, per poi culminare praticamente in una fase di forza cosiddetta. Quindi probabilmente qualcuno ha pensato: ah, beh, allora questa cosa può essere applicata anche al bodybuilding, è scontato che funzioni anche per quello scopo lì. Credo che sia stato un ragionamento molto approssimativo, perché a parte che tra sport di performance, cioè tutti gli altri, e il bodybuilding, c'è comunque una differenza che giustifica delle strutture di allenamento completamente diverse, senza considerare poi che gli sport di performance hanno a loro volta delle regole, ognuno diverse, e quindi una periodizzazione diversa,
per non parlare poi dell'atleta singolo che magari si comporta in maniera diversa. Però l'equazione periodizzazione per lo sport allora va applicata anche nel bodybuilding tale quale, già secondo me è molto semplicistico come ragionamento. In più c'è questa idea, molto spesso l'obiezione è sì, però il ciclo di forza mi permette di aumentare i carichi. In realtà anche questa è un'approssimazione, perché il ciclo di forza semmai ti permette di aumentare la forza massima o vicino al massimale. Mettiamo caso che uno faccia 5 RM e non faccia per forza, vabbè, singole, poi magari non per forza massimale, ma diciamo che se uno magari si può mantenere su ripetizioni di 5, 6 ripetizioni, no? Questo modo di allenarsi sicuramente aumenterà di più la forza massimale o vicino al massimale, ma il fatto che si aumenti la forza in generale in questo modo è anch'esso approssimativo come ragionamento, perché anche 10 RM, anche ripetizioni moderate aumentano la forza in quei range. Quindi non si tratta del fatto che il ciclo di forza aumenta i carichi, perché una periodizzazione ben fatta e una progressione ben fatta aumenta la forza anche se ci si allena puramente in stile bodybuilding. Quindi anche questa idea non regge, perché alla fine il sovraccarico progressivo impone che ci sia comunque una progressione, che tu rimanga solo a ripetizioni moderate o che vada ogni tanto a toccare anche ripetizioni molto basse. E quindi io credo che si tratti un po' di questo. Poi c'erano vecchie teorie secondo cui appunto gli alti carichi avrebbero sviluppato ipertrofia miofibrillare, però sono tutte teorie che poi sono state abbandonate, perché si è visto che l'ipertrofia miofibrillare risponde anche a ripetizioni moderate e elevate. E quindi diciamo che questa idea del ciclo di forza non aveva delle basi reali, erano delle basi teoriche che sono state letteralmente stravolte almeno nell'ultimo decennio. Quindi io credo questo. Se una persona vuole diventare più forte, può semplicemente applicare un sovraccarico progressivo, come dovrebbe essere. Purtroppo chi si allena in stile fitness non ha idea di cosa sia il sovraccarico progressivo, però è la chiave di volta per poi garantire dei guadagni crescenti. E proprio per questo, secondo me, poi crolla anche il discorso di adottare degli approcci, diciamo, di forza o simil powerlifting, perché abbiamo visto che gli approcci powerlifting non sono, o perlomeno sono meno efficienti per l'ipertrofia, hanno un rapporto stimolo-fatica svantaggioso, quindi se io devo fare molto volume, come sarebbe richiesto per l'ipertrofia, non è sostenibile. E questo, combinato al fatto che le serie in sé a basse ripetizioni e alti carichi sono meno efficienti, rendono poi il tutto un approccio, diciamo, scadente per l'ipertrofia. Certo è che poi, se vuoi aggiungere qualcosa, poi volevo fare un'ultima conclusione. Sì. Sì, volevo aggiungere che secondo me poi ci si mescolano in mezzo tanti altri discorsi che non sono più puramente tecnici o fisiologici, ma di motivo simpatia o di motivo divertimento, intrattenimento, cambio di stimoli o perché mi annoio meno, e quindi che spingono le persone a fare queste cose qua. E li posso capire, cioè nel grande schema delle cose uno può anche ragionare in questi termini qua. Perché se questo ti impedisce di abbandonare l'attività dopo un anno o due, allora mai c'è il suo spazio. Però da un punto di vista puramente tecnico non c'è molte delle teorie su cui si basano, secondo me, hanno dei punti critici notevoli. Poi può esserci, per fare l'avvocato del diavolo, che ci sia il fatto di cambiare notevolmente la tipologia di allenamento per un periodo di tempo, che la combinazione di ripresa dell'entusiasmo sia nel cambio sia al ritorno del proprio vecchio allenamento, più il fatto di cambiare esercizi e poi ritornare a esercizi che non facevo da tempo, può essere che questo abbia dei benefici un po' per magari uno che aveva perso entusiasmo, un po' per il fatto che magari uno è un po' assuefatto a certi stimoli, nel senso che magari c'era poca varietà o magari era anni e anni che faceva le serie da 10 sullo stesso esercizio con lo stesso carico. E mai che questo sia in un qualche senso benefico, però anche qui siamo sempre su un territorio che
borderline tra il psicologico e il fisiologico. Sì, sarebbe più psicologico, insomma, di adesione, di gratificazione. Secondo me è molto più interessante invece tutto il giochino inverso, cioè ha molto più senso per il mio e ha molto più utilità il bodybuilding per migliorare il powerlifting piuttosto che viceversa. Cioè, questo è un aspetto che girandola un po' in maniera così, per dirla con parole più eleganti, il ciclo di ipertrofia per il powerlifting, secondo me, ha molto più senso, che è quello che tendenzialmente si fa già su programmazioni un po' più estese, il periodo, diciamo, di off-season o il periodo di ipertrofia è già pensato e programmato, io lo faccio, ma sono sicuro che lo fa un mucchio di altra gente. E dici, boh, abbiamo più di tot mesi prima che ci sia una gara, cioè mai abbiamo 6-7 mesi prima della prossima gara, non ha senso stare a un allenamento così specifico tutto questo tempo, quando mai hai bisogno di sviluppare muscolatura. Conviene piuttosto fare i primi 3 mesi un allenamento più incentrato sulle metodiche del bodybuilding, con mai delle schede, dei programmi che sono molto simili al bodybuilding, per poi transizionare, non so neanche se esiste questa parola, per poi passare gradualmente all'allenamento più specifico. Questo secondo me ha molto più senso, molto, molto, molto più senso, che se al bodybuilder non frega un cazzo di quanto fa di massimale nello stacco, al powerlifter frega molto di avere certi volumi muscolari, perché è molto collegato al volume. Però, per precisare, non è che facendo il massimale di stacco mi cresce il dorsale o mi cresce il bicipite femorale, è il fatto di avere tanta muscolatura che mi permette poi di essere più forte su quelle alzate una volta che le padroneggio tecnicamente. E siccome la padronanza tecnica ha un limite, cioè non è che posso diventare all'infinito sempre più efficiente sulla tecnica, a un certo punto quello che mi permette di continuare a migliorare la prestazione è nel lungo periodo avere più massa muscolare sui muscoli coinvolti. Ecco, le modalità tipiche del powerlifting potrebbero in senso assoluto nel cronico essere limitanti, autolimitanti sullo sviluppo della muscolatura, che significa che mi è più conveniente, quando non ho la necessità della specificità vicino alla gara, utilizzare metodiche più tipiche del bodybuilding per avere la muscolatura, per avere lo sviluppo muscolare, per poi ritornare al padroneggiamento tecnico e ai gesti affini al powerlifting, con alla base una muscolatura che è diversa che mi permette una prestazione migliore. Questa è una cosa che si fa già e che a mio parere mio ci sono sia i fondamenti teorici sia l'evidenza pratica per dire che ha senso e nel cronico, negli anni, è una cosa che secondo me ha i suoi risultati, sia da un punto di vista di prestazione, sia da un punto di vista di mantenere l'entusiasmo, sia da un punto di vista di prevenire infortuni, acciacchi, problemi da sovraccarico nell'usare sempre gli stessi 3 esercizi e via dicendo. Beh, questo è interessante, è una cosa che in parte avevo già sentito, ma non in questi termini, cioè in maniera così esplicita, il fatto che in realtà le regole sarebbero proprio opposte, no? Quindi il powerlifter che sarebbe più interessato per sviluppare i suoi adattamenti a entrare nel bodybuilding e non viceversa. Quindi a maggior ragione questo significherebbe, magari tradotto, che un powerlifter potrebbe aumentare la percentuale di esercizi accessori in maniera molto importante, di fatto, perché magari non è che molla poi le grandi alzate, semplicemente riduce il volume e anche i carichi su queste grandi alzate per dare molto più spazio a tutto quello che ruota attorno. Poi magari non sono esercizi solo accessori, ecco, magari immagino questo, che se un powerlifter vuole lavorare come fine ultimo sull'aumento della massa muscolare, non è che deve per forza scegliere non so, gli stacchi rumeni, good morning, le spinte strette, tutti gli esercizi che di fatto vengono usati come varianti o come appunto accessori che dovrebbero in qualche modo migliorare anche le grandi alzate come transfer. Quindi tu intendi proprio anche macchine, roba proprio Sì, bodybuilding puro? Sì, ma sì, sì. infatti ne ho scritto anche di recente. Io ho un approccio magari di questo tipo. So che altri allenatori hanno approcci magari o più estremizzati o più moderati, però come lo interpreto io e come consiglio di farlo io, mancano più di 4-5 mesi da una gara, fai una fase, dedichi un periodo di tempo
che è praticamente bodybuilding o poco diverso. Ovviamente, se uno, anche qua andrebbero fatte mille precisazioni sul livello dell'atleta, però se uno ha necessità di mantenere sempre un minimo le alzate perché le perde tecnicamente subito, perché è un principiante, perché ha poca padronanza, non è conveniente mai staccare completamente squat, panca, stacco. Ok. Perché si perde tanto e dopo ci vuole tempo a recuperare. Però se uno è più avanzato, ha un tempo di ritenzione più lungo, cioè lui riesce a tenere la qualità nelle alzate meglio perché se io ho 30 anni che guido il camion, non è che se sto senza una settimana mi dimentico, l'ho guidato per 30 anni, ma se io ho fatto la patente ieri e sto una settimana senza guidare, non dico che è come ripartire da zero, ma quasi. E quindi su un avanzato, il consiglio mio è questo: visto che la tecnica delle alzate l'avete abbastanza padroneggiata bene, visto che siete veterani, visto che avete già limato l'efficienza tecnica, visto che avete molti acciacchi, infortuni, eccetera, visto che avete uno stress sistemico alto sulle alzate e visto che la vostra prestazione è a maggior ragione limitata dalla massa muscolare rispetto a un principiante che è più limitato dalla tecnica, ha molto senso prendersi dei periodi dell'anno in cui dici, sai cosa? Da X a X mi faccio 3-4 mesi praticamente bodybuilding o quasi, e poi così recupero, così mi rompo meno le palle, così crescono i muscoli che sono i fattori limitanti, e poi gradualmente ritorno nelle alzate. Tanto è 15 anni che faccio squat, se sto 3 mesi senza, non è che me lo dimentico. Viceversa, un principiante che ha paradossalmente molto più bisogno di fare muscolazione perché è indietro, lui ha meno effetti collaterali delle alzate tipiche da gara, se sta troppo tempo senza farle si dimentica o comunque ci mette tempo per recuperare, e quindi il mio consiglio è sì, fai l'off season, fai lo stesso, magari l'80% è volume su muscoli, accessori, eccetera, ma un minimo, un briciolo, tieni le costanti, le alzate da gara, magari qualche variante, magari leggermente diversa se ti è più comoda a livello articolare, però mantienile. Però mettila dentro, cioè se uno c'è un ragazzino di 18 anni secco con le leve lunghe, mettigli la pressa, fagli fare anche altre cose senza problemi. Quindi di fatto tu dici che il power building sarebbe una modalità specifica per i powerlifter avanzati in certe fasi di, diciamo, off-season. Sì, ci sta, ci sta. Dopo dipende uno come definisce il power building, però Sì. ci sta. Beh, questo è un messaggio anche qua interessante, chiaramente meno di interesse per i bodybuilder puri, però insomma, ridimensiona molto quelle che erano le strategie più in voga e che probabilmente tuttora sono. Un'ultima cosa riguarda il fatto che molto spesso, aneddoticamente, succede che i powerlifter molto grossi, se poi decidono di tirarsi come bodybuilder, diventano bodybuilder praticamente. Poi ti dirò la mia su perché questo magari spesso si osserva. Ma tu cosa ne pensi a riguardo? Ma cioè, vanno anche qua specificati tante cose, cioè, dipende di quanta casistica c'è, che persone sono, natural o no, era gente dotata già di prima, che aveva già una muscolatura notevole e che magari è quello che le ha permesso di essere forti nel powerlifting. È un po' come dire, se guardi quelli forti in panca, c'hanno tutti il braccione grosso. Sì, ma è perché c'hanno il braccione grosso che sono stati forti in panca o è facendo panca che gli è cresciuto il braccio? E qua un po' secondo me è ingannevole il discorso perché Sì, è l'aneddoto. capisci? È un po' da prenderlo con le pinze perché uno può facilmente distorcerla e raccontarla nel modo che gli fa più comodo. Secondo me, nel powerlifting moderno c'è tanta più gente attenta alla dieta, tanta più gente attenta a anche altri complementari, altri accessori, eccetera. E quindi il risultato è che è meno estremizzato l'aspetto tipico del powerlifter di una volta, con 20 kg di pancia e solo due o tre muscoli sviluppati e gli altri zero, perché adesso è un tipo di powerlifting diverso da quello di una volta. E è cambiato molto anche dal fatto che non si utilizza più il gear, cioè l'attrezzatura, maglia, corpetto, eccetera, è pochissimo utilizzato, c'è molto di più il row, cioè senza l'attrezzatura.
che ha cambiato le modalità di allenamento, prevedendo molto più lavoro di muscolazione più generico. E quindi, secondo me, il risultato è che tanta gente di base ha uno sviluppo muscolare un po' più armonioso rispetto a quello che era una volta. Se tra questi una piccola parte è diligente con la dieta e magari è dotata e magari ci mette sotto anche i farmaci, quando si tira mai viene fuori un buon risultato. Questo potrebbe essere una spiegazione. Quindi diciamo che il messaggio è che forse, nonostante non escluda che sia anche il contrario, però forse è più il bodybuilding che ha trasmesso al powerlifting che viceversa. In un certo modo, in realtà non mi sentirei di dire una cosa proprio di questo tipo perché da quello che ho potuto osservare negli ultimi anni, il powerlifting ha trasmesso tanto a livello di tecnica nell'alzate ai bodybuilder, Sì, che sono sempre stati tradizionalmente molto ignoranti nell'esecuzione. Alcune di queste alterazioni della meccanica dei gesti era giustificata perché, come sappiamo, ad esempio nella panca, un powerlifter deve mantenere una presa molto larga, un ROM molto limitato e quindi giustamente il bodybuilder altera questa meccanica anche per questo, per motivi, diciamo, muscolari. Però d'altra parte è anche vero che la tecnica dei bodybuilder è sempre stata pessima perché non vengono da una scuola, diciamo, non dico accademica, ma tecnica, cioè da una preparazione tecnica di un certo tipo per sollevare i pesi. Quindi è interessante osservare come i due sport si siano influenzati, ma secondo me il messaggio importante è che, insomma, per fare bene solo l'uno, cioè per primeggiare o per puntare al massimo in un adattamento, ipertrofia o forza massimale, è difficile andare a combinare le due cose, o perlomeno questo è vero per i bodybuilder. Come hai detto tu, i powerlifter in certe fasi potrebbero giustificare un approccio in stile bodybuilding per ottimizzare i risultati. Quindi questa era una cosa a cui non avevo mai pensato, ma anche perché appunto il powerlifting non è il mio campo, però è interessante vederla da questa prospettiva. Sì, ti dirò, secondo me Lorenzo, cioè, ci sono delle cose buone del powerlifting che secondo me fanno bene al bodybuilding, a prescindere dopo dal fatto che uno gli interessi no, al massimale su quelle alzate o quelle metodiche, però ci sono una serie di approcci mentali che secondo me il bodybuilder, soprattutto a livelli magari un po' più amatoriali, può trarre dei benefici, perché per esempio il passare da fare le cose un po' con Grazie. la sensazione, per dirla un po' più elegante, a un approccio del tipo ho un programma, c'è cioè una cosa, c'è cioè una progressione nelle settimane, le alzate le standardizzo, cioè devono essere standard con certi criteri, che posso, ognuno si sceglie i suoi. Se io faccio bodybuilding, mai non me ne frega niente di fare la panca al petto, cioè posso scegliere la panca inclinata e fermarmi a 5 cm dal petto, però dico, boh, tutte le alzate le faccio in quel modo lì, così la progressione sono oggettivo su come stanno le cose. La pulizia del gesto, cioè, tutta una serie di cose che secondo me, anche se dopo uno fa una disciplina diversa, hanno dei benefici, cioè ha delle cose che ti portano più risultati. E secondo me questo aspetto da solo spiega molto dei benefici che ha il classico utente fitness che un bel giorno decide di fare powerlifting e dice sono diventato più grosso. Sei diventato più grosso non perché è il powerlifting che è magico per l'ipertrofia, ma perché sei passato a fare le cose male a farle bene. Una cosa non ottimale, ma meglio di prima. Okay. Esatto. Fai gli esercizi meglio, c'è una progressione dei carichi, sei più motivato. Invece che fare 20 esercizi fatti male, ne scegli 5, li fai bene, e allora mai hai dei risultati. Sì, è un po' lo stesso esempio che si fa nel CrossFit. Molto spesso tirano fuori questi esempi di atletoni col fisicone. Facendo passare il messaggio che il CrossFit ti rende meglio del bodybuilding. In realtà ti sei andato a pescare un caso eclatante, cercando di appunto far passare il messaggio che questo è il risultato che ottengono tutti quelli che fanno CrossFit. Invece il messaggio è semplicemente che il fitness fatto male è sicuramente o bodybuilding fatto male, diciamo, in modalità molto fitness dagli inizi.
è molto peggio di un CrossFit fatto bene per l'ipertrofia. Apparentemente paradossale, ma in realtà neanche tanto, perché tutti gli sport che si avvalgono del resistance training, quindi l'allenamento con sovraccarichi fatti bene, sono sempre meglio di un fitness amatoriale dei primi anni, di una persona che non ha nessuna base tecnica e che si allena molto a caso. Quindi è proprio questo il discorso di fondo. Comunque interessante. Anche il messaggio, cioè il fatto che queste due discipline, powerlifting e bodybuilding, si siano influenzati molto, cioè arricchendosi a vicenda, non significa per forza che si debba entrare nel mondo dell'altro in maniera un po' più forte, cioè non significa che se il powerlifting può dare al bodybuilding tanto dal punto di vista sotto molti profili, significa che io devo iniziare ad allenarmi come un powerlifter. Questo anche secondo me il messaggio importante perché saremmo portati a pensare questo, secondo me, no? Cioè, visto che il powerlifting, magari i powerlifter sono più bravi nella tecnica, sono più forti, allora perché non allenarsi come powerlifter? Visto anche che hanno delle masse muscolari importanti. In realtà non è detto, magari bisogna semplicemente prendere quello che può essere utile del powerlifting, ma non è tutto utile. Abbiamo visto appunto che gli approcci non sono, anzi, sono inefficienti se intendiamo applicare il powerlifting puro sul bodybuilding. Comunque, grazie per questa prima chiacchierata. Mi auguro che sarà la prima di una lunga serie in cui troveremo altre tematiche inerenti al mondo della forza e del resistance training. E ci aggiorniamo prossimamente allora. Grazie Simone e ciao a tutti. Ciao.